video dedicato all'analisi tecnica di Gaetano Evangelista in collegamento internet da Bari. Gaetano Evangelista, amministratore unico di Agea Italia. Ciao Gaetano. Ciao Luciano, buonasera. L'ultimo l'abbiamo registrato venerdì 24 giugno, allora dicevi che il ribasso azionario durerà ancora diverse settimane. Sono passate? Il ribasso evidentemente ha colpito i mercati con diversa profondità, con diversa incisività. Il nostro mercato è entrato in un trend ribassista già dalla fine di maggio, quando c'è stata da noi una prevalenza di down volume rispetto all'up volume. C'è un contesto ribassista che ad un certo punto ha provocato un rimbalzo da eccesso, da ipervenduto. Sul nostro mercato non posso ancora sciogliere la riserva, c'è ancora una negatività che non è ancora venuta meno. Manca il denaro che possa ribaltare definitivamente la situazione. La buona notizia, se così si può dire, è che sul resto dei mercati azionari, su pressoché tutti i mercati azionari, a partire da quello americano, la fase di consolidamento iniziata ad aprile, o se vogliamo da febbraio, dal primo massimo di febbraio, è una fase che credo si possa ritenere ormai definitivamente alle spalle, quindi con la prospettiva di ripristinare quel bull market ciclico in essere da più di 2 anni. Allora, iniziamo a vedere i grafici. Il primo per l'appunto è l'indice FTSE MIB con anche un, cos'è, un oscillatore mercato ribassista. Semplicemente lo scostamento percentuale da massimo e minimo nell'arco di 10 settimane, nell'arco di 50 sedute. È abbastanza evidente come il mercato tende a rimbalzare, a reagire quando arriva a perdere da estremo a estremo in 10 settimane più del 20%, come è successo qualche giorno fa, come è successo a maggio-giugno dello scorso anno. Quindi la prima notizia è che c'era un forte ipervenduto che ha reso plausibile questo rimbalzo piuttosto violento, anche perché siamo, parte superiore del grafico, sulla parete inferiore di questo canale, di questo trading range inclinato verso il basso che ci interessa da un paio d'anni. È però piuttosto azzardato comprare su supporti inclinati verso il basso, il mercato è vulnerabile e quindi l'idea di comprare sull'ipervenduto, che è tale per un preciso motivo, perché il mercato è talmente debole da sprofondare in quei termini. L'idea di comprare con questo tipo di mercato inclinato verso il basso è un'idea che reputo valida, ma per chi ha un'elevata propensione al rischio. Resta un contesto negativo dettato da una prevalenza persistente del down volume, quindi delle vendite, rispetto agli acquisti. Bene, allora passiamo anche a uno dei protagonisti di Borsa Italiana, il titolo della maggiore banca, Unicredit. Qui si ripropone quel discorso che facevo qualche secondo fa. C'è un canale qui più chiaramente, più nettamente inclinato verso il basso. Abbiamo toccato la parete inferiore di questo canale, abbastanza evidente. Abbiamo toccato fra 1,02 e 1,07 euro diverse proiezioni di lungo periodo. Questo ha provocato una reazione rabbiosa delle quotazioni. Ma, ripeto, comprare sul supporto e sulla parte inferiore di un canale discendente, come in questo caso, vuol dire andare incontro ad un rischio superiore alla norma. Benché vada, si punta al raggiungimento della parte mediana, della linea mediana di questo canale. Non è però, non è quantomeno ancora una realtà, una situazione che sia invitata, che sia interessante per gli investitori. Si può confidare in un'ulteriore crescita, ma l'azione è vulnerabile e perdere questo supporto poco sopra l'unità comporterebbe una situazione davvero piuttosto spiacevole e piuttosto preoccupante. Passaggio attraverso l'economia americana con l'indice ISM, Institute for Supply Management. L'ISM ha raggiunto a febbraio i 60, è salito oltre i 60 punti che suggerisce il surriscaldamento dell'economia. C'è stata una effettivamente correzione, un consolidamento dell'economia negli ultimi 3-4 mesi. La buona notizia è che il dato di giugno sembra suggerire, con la crescita rispetto al mese di maggio, sembra suggerire la ripartenza della locomotiva economica americana. Quindi questo è un primo dato e la borsa è molto ben correlata in questi anni all'ISM Index, quindi tende a far bene quando l'economia fa bene. Sembra una banalità, ma in altre epoche così non è stato. La parte di destra del grafico ci propone il rapporto tra due componenti dell'ISM Index, che sono i nuovi ordini e le scorte, l'inventories. Questo rapporto è precipitato con l'ultimo dato sotto l'unità, sotto quota 1. Ora, quando c'è questa equivalenza, anzi quando il rapporto tra nuovi ordini e scorte è inferiore all'unità,
normalmente si verifica una recessione, quello che è successo a fine 2008, in effetti c'è stata una grave recessione con il rapporto che è ulteriormente calato. Non c'è stata recessione lo scorso anno, nell'autunno dello scorso anno, perché ci fu il QE2 che creò liquidità che in qualche modo ha ripristinato le ordinarie condizioni di funzionamento dell'economia. Ci potrebbe essere oggi recessione? Apparentemente no, perché ora c'è una nuova sigla che è questa, come dire, questa Bretton Woods, questo piano Marshall, qualcuno l'ha chiamato, a favore della Grecia con un intervento in sede comunitaria che potrebbe ripristinare le condizioni quantomeno di liquidità. Difficile, improbabile aspettarsi una recessione, ma questo dato, questo probabile minimo nel rapporto fra due subcomponenti dell'ISM Index è un dato che ci torna utile a livello di mercato azionario. E l'ISM si riferisce all'ISM americano? L'ISM americano, per la verità, è una condizione che viene condivisa da diversi paesi. Il Giappone, per esempio, che è stato il principale responsabile, diciamo così, dell'allentamento economico, ha fatto registrare un ISM già a maggio in crescita sopra i 50 punti, confermato col dato di giugno. Diversi paesi stanno vedendo l'ISM ripartire dopo aver sfiorato i 50 punti. L'unico stato che ha un ISM, un PMI, sotto i 50 punti, piuttosto sotto i 50 punti, è la Cina. E questo sembra stia suggerendo alle autorità politiche cinesi di Pechino l'opportunità di ridurre l'atteggiamento restrittivo a livello monetario, perché si rischia di scendere sensibilmente sotto la soglia del 9% di crescita annua, che rappresenta il target ottimale della crescita economica cinese. Allora, l'indice ISM è l'indice, è uno delle misure più affidabili dell'attività manifatturiera e del settore servizi, appunto l'indice, ne parliamo abbastanza spesso, esce il primo di ogni mese in America e il terzo giorno di ogni mese esce invece l'indice del settore servizi. Gaetano si riferiva a 50 punti perché 50 punti è, diciamo, lo spartiacque, un risultato dell'indice superiore a 50 punti indica espansione, inferiore a 50 punti indica invece contrazione. Dunque, diciamo, qualsiasi cosa sopra i 50 è un buon dato, qualsiasi cosa sotto è un cattivo dato. Ovviamente bisogna vedere anche quali erano i dati precedenti, in ogni caso, grosso modo, la cosa è così. Rimaniamo ancora in America con lo Standard & Poor's 500. Qui rivediamo il nostro ISM, o meglio, il rapporto fra le due componenti dell'ISM, i nuovi ordini e le scorte, che come dicevo poco fa si è portato sotto l'unità, è l'indicatore in rosso nella parte inferiore del grafico. È molto importante questo livello perché l'ISM, o meglio, ripeto, il rapporto fra queste due subcomponenti dell'ISM, che sono i nuovi ordini e le scorte, è molto correlato alla performance annuale di Wall Street, dello Standard & Poor's 500 che vediamo in alto, nella parte superiore. Che vuol dire? Vuol dire che se ci aspettiamo, come ritengo abbastanza probabile, che l'ISM Index, o meglio, la componente nuovi ordini, che è quella più dinamica, quella che più direzionale dell'ISM Index, riparta da questi livelli, la svolta verso l'alto del rapporto tra nuovi ordini e scorte, ripeto, l'indicatore in rosso, la svolta probabile verso l'alto trascinerebbe con sé anche la performance di Wall Street, che è l'indicatore in blu che raffigura, che rappresenta la performance a 12 mesi. Quindi questo vuol dire che se ci aspettiamo, come credo piuttosto probabile, che la stagnazione economica, che è il rallentamento ciclico del secondo trimestre, sia per cedere posto ad una ripresa dell'attività economica che porterà quindi l'ISM a migliorare nei prossimi mesi, ebbene, questo si tradurrà da qui alla fine anno in un ulteriore miglioramento delle quotazioni azionarie per lo Standard & Poor's 500, che qui vediamo in una particolare versione, che è quella Total Return, che cioè tiene conto anche, perché no, dei dividendi che vengono corrisposti periodicamente dagli azionisti e che evidentemente è piuttosto vicina al massimo del 2007. Dunque, fondamentalmente, se l'economia va bene anche la borsa, questo dice. Sì, è molto banale, ma è per la verità è una relazione che non sempre ha funzionato. Pensa che dal 66 all'82, in questi 16 anni, il PIL americano si è sestuplicato, ma il Dow Jones valeva 1000 punti nel 66, valeva 1000 punti nell'82, quindi non ha fatto nessun progresso. Non sempre c'è questa relazione abbastanza ferma. In questi ultimi perlomeno 10 anni, invece,
c'è una forte correlazione fra DSM index, quindi fra l'andamento dell'attività manifatturiera negli Stati Uniti e la performance borsistica, la performance del mercato azionario. Se va bene l'economia, va bene anche il mercato azionario. Il prossimo grafico molto delicato, niente poco di meno che euro-dollaro. Beh, l'euro-dollaro è stato veramente eclatante con quella falsa rottura, con quello falso sfondamento verso il basso che ha fatto qualche giorno fa sotto quota 1,40. È stata una pizzicata estemporanea del precedente minimo, seguita da una ripartenza. Ora siamo all'ennesimo massimo decrescente sull'euro-dollaro, o il quarto massimo decrescente. Gli analisti grafici scorgerebbero in questa figura un cuneo o un triangolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si va sopra questi livelli, sopra 1,44 per capirci, io non vedo grossi ostacoli prima di una soglia, magari clamorosa se vogliamo, a 1,51-1,52. Devo dire che una categoria di investitori molto importante, che è quella degli hedge fund, non hanno mai creduto alla prospettiva di un rallentamento dell'euro contro dollaro. Infatti sono a rialzo sull'euro praticamente da inizio anno, secondo i dati di cui dispongo, e ancora la scorsa settimana quantomeno erano, in termini netti, a rialzo sull'euro. Ho motivo di pensare che fino a quando gli hedge fund resteranno a rialzo sul future sull'euro, la prospettiva di un calo della divisa comune è da scongiurare. Al tempo stesso, il superamento di questa soglia di 1,44 porrebbe le condizioni per un allungo nelle prossime settimane fino, ripeto, a 1,51-1,52, che poi è il massimo della fine del 2009. Credi che sia destinata a continuare la relazione tra forza dell'euro e forza delle borse, debolezza dell'euro e debolezza delle borse? O inversa, se vogliamo, farla sul dollaro, ma fondamentalmente è nel rapporto euro-dollaro che questo accade. Diciamo, io sono fra quelli, e non credo siano molti, che stanno lavorando all'ipotesi della formazione di un minimo definitivo sul dollaro. È qualcosa di piuttosto complesso che richiederà settimane, se non mesi, per il suo completamento. Veniamo da un ribasso di quasi 10 anni. Paradossalmente il ribasso è iniziato a settembre 2001 con la tappa delle torri gemelle, sembra essere finito ora con la cattura dell'ispiratore di Al-Qaeda. Al di là di questa circostanza, no, credo che ad un certo punto ci sarà uno sganciamento di questa correlazione fra euro, tra debolezza del dollaro e rialzo dei mercati azionari. Ci sarà una fase in cui i mercati azionari continueranno a crescere anche a fronte di un rafforzamento del dollaro, ma questa fase non è ancora arrivata. Penso che ci sia ancora un potenziale di rigurgito rialzista ribassista del dollaro, almeno contro euro, che si accompagnerà nell'immediato, nelle prossime settimane, ad una ulteriore fase di rafforzamento dei mercati azionari. Dunque, quando la borsa salirà con il dollaro, vuol dire che la situazione globale sarà molto migliore di quella che è adesso? Sì, considera che c'è comunque storicamente uno scollamento. I mercati azionari hanno fatto un massimo a marzo del 2000. Il dollaro ha continuato a crescere fino alla buona parte dell'anno successivo. In questo momento non ci sono grosse alternative al dollaro. Questo fa sì che la prospettiva di un rafforzamento sarà comunque da tenere in considerazione, ma non è qualcosa che immediatamente posso immaginare, è qualcosa che si accompagnerà al rafforzamento dei mercati nei prossimi mesi. Questo è il grafico delle vittime dell'EHAT greco. Dunque, il grafico delle vittime sono istituti bancari, che subiranno la riduzione del rendimento sulle obbligazioni che detengono. Sono le banche, credo, più esposte, per quelli che sono i dati a mia disposizione, più esposte sul debito greco, quindi quelle che più di altre, le banche che più di altre risentono del taglio di capelli che sarà stato provocato dalle recenti misure. Quindi un indicatore, un indice sintetico dell'andamento equiponderato di questi 6 istituti finanziari, sono 6 banche e 3 compagnie di assicurazione. Chiaramente questo indice è molto correlato all'andamento dello Stoxx Banks. La parte superiore sovrappone questo indice,
questo indice sintetico all'andamento dell'indice dei bancari europei, sono praticamente sovrapponibili. Però il diavolo si nasconde nei dettagli, la parte inferiore del grafico raffigura il rapporto fra le vittime dell'ERCAT, quindi la sintesi di queste otto banche, e il resto del mercato, ed è un rapporto chiaramente inclinato verso il basso. Si nota nella parte finale un baffetto verso l'alto, che è la reazione positiva degli ultimi giorni ai provvedimenti dell'Eurogruppo. Credo sia importante seguire questo grafico perché la pendenza negativa che ci portiamo avanti dalla seconda, da metà 2007, da aprile 2007, qualora dovesse venire meno, quindi qualora ci dovesse essere una manifestazione di forza che porti a superare questa linea di tendenza negativa discendente, se ci fosse questa rottura verso l'alto sarebbe un segnale almeno di temporaneo allentamento della pressione ribassista sulle banche europee e quindi a ruota sugli indici più esposti, dove c'è maggiore peso delle banche, e l'Italia è uno di questi, e in generale sul mercato azionario in generale. E questa è una cosa che tu ti aspetti, che potrebbe accadere, un rallentamento della pressione sul settore bancario? No, non ho motivi francamente per aspettarmi, ecco, ci spero, come credo una buona parte di chi segue i mercati finanziari e l'economia, sarebbe un vantaggio per tutti. Non ho elementi per aspettarmi che venga meno una tendenza in essere ormai da più di 4 anni. La banca è un'azienda che sta mutando per motivi regolamentari, per motivi di rallentamento della crescita dei profitti. Leggevo che nel prossimo decennio, secondo una stima di un'associazione bancaria internazionale, la crescita dei profitti delle banche europee sarà del più 2,5%, che è il dato più basso su un decennio dagli anni 30, dagli anni della Grande Depressione. Quindi la banca non produrrà più profitti come è stata abituata a fare fino a qualche anno fa. Sta mutando bene, sta mutando caratteristiche. A Wall Street il settore finanziario è ancora oggi il settore più pesante, più rappresentato, più capitalizzato dell'intero mercato. Andiamo incontro ad un contesto in cui le banche avranno sempre meno peso specifico sui mercati e auspicabilmente anche nella vita di tutti i giorni. Concludiamo con lo short interest ratio al New York Stock Exchange. Che cos'è? È semplicemente il rapporto tra il volume delle azioni vendute allo scoperto, vendute short, e il totale delle transazioni giornaliere. Quindi è un dato medio, un dato relativo che testimonia l'intensità delle vendite allo scoperto, che quindi chiaramente dipende dal bacino di utenza, dal numero di azioni che passano di mano complessivamente. Questo dato, vediamo nella parte superiore, siamo al 3,5%, che visto così non ci dice granché, non è granché rappresentativo. Se leggiamo questo dato, quindi il rapporto fra le vendite allo scoperto e le transazioni complessive di mercato, quindi che percentuale delle transazioni sono short, se prendiamo questo dato e lo consideriamo in termini relativi, come si fa nella parte centrale, quindi lo rapportiamo all'andamento degli ultimi 5 anni, quindi posizioniamo il dato mensile nell'ambito dei dati degli ultimi 5 anni per capire quanto elevato è lo short interest ratio, notiamo come i picchi di questo rapporto, e un picco è quello raggiunto di recente, come raggiunto in altre volte nel passato, sono quelle parti cerchiate in verde nel grafico, i picchi relativi nelle vendite allo scoperto tendono a coincidere con dei minimi di mercato, è successo nel 2002, è successo nell'ottobre 2004, è successo nel 96, è successo un anno fa, grosso modo di questi tempi, ed è successo di recente. In termini relativi, le vendite allo scoperto sono state piuttosto elevate negli ultimi mesi. Gli investitori terrorizzati dalle note vicende, su cui insomma, penso sia il caso di tornare, hanno privilegiato, in termini chiaramente relativi, le vendite allo scoperto. Inevitabilmente, fatalmente, quando ci sono un cospicuo volume di vendite allo scoperto, il mercato è sempre non all'inizio di un ribasso, ma quasi sempre alla fine, e spesso all'inizio di un rialzo piuttosto importante. Quindi questo indicatore ci suggerisce la possibilità che lo Standard & Poor's metta da parte il consolidamento degli ultimi 4-5 mesi e riparta nel secondo semestre con la dinamica a cui ci ha abituati fino al primo bimestre di quest'anno.
Dunque, questa è la ciliegina di questo video, Gaetano, cioè stiamo dicendo che da adesso il mercato azionario si dirige verso la ripresa? Sono intanto finite le diverse settimane di ribasso? Adesso siamo a un punto di svolta oppure no? In termini generali, questo vale per quasi tutti i mercati, purtroppo l'eccezione è quella che ci riguarda da vicino, il consolidamento praticabile da inizio maggio in poi è terminato, credo sia terminato con i minimi di metà giugno. Wall Street, Standard & Poor's 500, ma anche il DAX e alcuni settori della borsa europea, quindi esulando dalla borsa tedesca, hanno buone prospettive di migliorarsi, di recuperare il terreno perso nella seconda parte dell'anno. Ho ancora delle riserve sul nostro mercato dove c'è ancora una prevalenza di venditori sui compratori e questo mi impedisce di considerare definitivo il minimo di qualche giorno fa. Qui ci sarà ancora da fare parecchia strada e c'è da assistere ad un ridimensionamento del rischio che è ancora lontano. Una soglia al di sotto della quale i CDS, attualmente a 300 punti base, non sarebbero più una minaccia, non sarebbero più da temere, è a 175 punti base, che è un livello piuttosto lontano dagli attuali livelli, quindi fa capire come la serenità, il venir meno dei timori sul nostro mercato è una prospettiva al momento piuttosto difficile da raggiungere. Gaetano Evangelista, Agile Italia, grazie a Gaetano, e arrivederci.